possiamo dire che sto bello vogliono oramai sei napoletano, stai sempre qui. Di adozione sicuramente. Di adozione. Di adozione sicuramente. La resta con me, con tanti altri progetti che arrivano, quindi il napoletano, secondo me hai molto di napoletano, perché il napoletano è passionale, ha calore, è simpatico, è disponibile, ha tutto. Il napoletano è una marcia in più. Lo so che agli altri brucia dirlo e sentirlo, però è giusto dirlo. No, io colgo solo l'essenza di questa città e del suo popolo che mi rende sempre una persona diversa ogni volta che vengo. E poi diciamo, Francesco, una marcia in più perché siamo campioni d'Italia anche nel calcio. E anche nel campionato. Brucia ancora di più. Brucia un po' a tutti, anche a me, perché io comunque non ho quella fede lì calcistica, però devo fare complimenti a una grandissima annata, cioè insomma è inutile nascondersi. È vero. Spoileriamo qualcosa, progetti futuro per l'anno prossimo? Sì, sto girando qua a Napoli, proprio un film con Eagle Picture e Sony, è una commedia romantica, Hotspot, Amore senza rete, che andrà nel 2024. Tutta la simpatia di Mario, e raccontami l'esperienza di essere protagonista, Resto con me, essendo il figlio di Francesco Arca nella fiction. Francesco Arca, Laura e Monica mi hanno dato un aiuto pazzesco. E io li ringrazio infinitamente per questo. E non mi hanno fatto sentire nemmeno un secondo a disagio sul set. Questo è un gioco per te, sei ancora piccolo, ma chiaramente hai una strada spianata davanti perché sei bravo, sei tenero, piace a tantissimi. Ti piacerebbe un futuro da protagonista, da attore? Allora, innanzitutto ti ringrazio. Sì, mi piacerebbe molto, perché anche mio padre fa questo e mi piacerebbe seguire le sue orme. Papà che ne pensa di tutto questo? E mio padre è felice, sta lì che mi fa i video. Papà è felice? È molto felice, e niente. Ma in tutto questo, a Sanremo hai fatto una cosa bellissima con Amadeus e lo hai spiazzato sia a lui che al milione di spettatori, perché tu sei tifosissimo del Napoli. Tifoso pazzo, innamorato. Siamo campioni d'Italia. E siamo campioni d'Italia, sì, il terzo scudetto. Diciamo, terzo scudetto. Dopo 33 anni. Fa ancora freddo. Fa ancora freddo, ma fa freddo o meno scudetto. È fantastico, io ti auguro veramente di fare tutto quello che desideri, perché te lo meriti, sei umile, sei bravo e ci piace. E poi sei napoletano, quindi. Complimenti naturalmente per essere stata insignita del nastro d'argento per questa cosa bellissima che rievoca purtroppo la storia di Aldo Moro. Sì, sì, no, è stata una grandissima idea questa di ritornare su un argomento storicamente importante che tendiamo tutti a dimenticare, ricostruire al suo modo, perché il racconto di Bellocchio è sempre un racconto molto personale, e poi ridare voce a una donna che ha sofferto qualcosa che noi non ci possiamo nemmeno immaginare, che ha provato a mettersi contro una politica che è una politica evidentemente che non ha potuto, non ha voluto fare nulla. Quindi lei, insomma, ecco, è stato un grande onore, insomma, ridare voce a questa donna. Nella tua Napoli un premio speciale è importante, ha un gusto diverso, un sapore diverso. Beh, sì, sì, sono molto felice di questo premio che arriva da, diciamo, tutti i giornalisti, quindi è un premio molto prestigioso, sono felice di riceverlo a casa mia, quindi due cose insieme. Poi questo è un anno veramente speciale, non solo per la città, ma anche per me lo è stato, quindi insomma mi sento in un anno speciale. Finalmente Napoli è tornata teatro importante nel panorama culturale del nostro paese, da qui d'altra parte la pittura più interessante è uscita negli ultimi anni da Napoli, così come tutte le altre arti. Diciamo che Napoli si riconferma una città piena di bellezza. Appunto, di bellezza, abbiamo chiuso bene. Vogliamo spoilerare qualcosa per il futuro? Non si può. No, manteniamo ancora il segreto. Bello ricevere un premio speciale. Siamo qui alla consegna dei nastri d'argento per la terza edizione proprio a Palazzo Reale a Napoli. È una cosa bellissima sempre ricevere un premio, questo del sindacato dei giornalisti è per noi importantissimo, e molto bello che venga dato ormai alle grandi serie televisive, alla televisione che da sempre accompagna gli spettatori, il pubblico, e noi lavoriamo per il pubblico, per il popolo, quindi sono molto molto contenta che adesso ci sia questa attenzione anche alla televisione. Che emozione prova quando viene in questa città, la città del mondo?
mare, della passione, del sole? Bella, sempre un'emozione grandissima. Io ho lavorato spesso a Napoli, ho debuttato a Napoli, al San Ferdinando di Napoli, nel lontano 1981, con Mario Scaccia, quindi figuriamoci quanto sono legata a Napoli, è la città del mio debutto, quindi tanto. In compagnia dell'assessore Teresa Armato, benvenuta. Grazie, grazie, sono molto contenta di essere ancora una volta qui in uno degli eventi più belli e glamour che Napoli offra. Infatti è un appuntamento importante, è già la terza edizione qui a Palazzo Reale, dove saranno consegnati e insigniti attori, protagonisti e non protagonisti, ai nastri d'argento. Eh sì, i nastri d'argento per le grandi, potenti e bellissime produzioni serial fiction del nostro paese, e tante delle quali sono ambientate a Napoli, e questo è quello che ci tengo a sottolineare, perché intanto che l'industria cinematografica consideri Napoli un set sempre di più ci fa molto piacere. E ci fa piacere anche perché questo diventa una promozione straordinaria per la città. Le persone, i turisti vengono nella nostra città anche perché attratti dalle serie e dalle fiction, e io come assessore al turismo quest'anno farò uno degli itinerari turistici dedicato proprio alle serie. Due Davide Donatello, uno nel 2014 come attore non protagonista, invece quest'anno attore protagonista. Nastro d'argento, attore protagonista per una storia drammatica, storica, ma ne valsa veramente la pena, perché bisogna saperle queste cose, soprattutto per i giovani che si affacciano a guardare la televisione e le TV. Quindi complimenti Fabrizio Gifoni. Grazie, grazie di cuore, è un anno bellissimo e io devo iniziare a rendermi conto che è un anno bello, perché io faccio sempre un po' fatica ad accorgermene. Però insomma sì, devo dire che la storia di Esterno Notte, di questa grande opera cinematografica e televisiva di Marco Bellocchio, è stata una delle cose più importanti, forse la più importante che ho attraversato in questi 30 anni di lavoro, perché quest'anno festeggio i 30 anni di attività e credo che non ci fosse modo migliore per festeggiarla. Che emozione quando vieni in questa città? Bah, l'emozione è grandissima, è una città che io amo, ma come tutti, come si fa a non amare Napoli. Poi quest'anno ci sono stato per molti mesi per le riprese dell'Amica Geniale e l'ho vissuta non soltanto da turista, ma l'ho vissuta lavorandoci, ed è una città che ti sorprende sempre. Viva Napoli, viva Mare Fuori! Una serie straordinaria, complimenti per tutto, perché è stravista da tutta Italia, non solo dalla Campania. Questo è un altro dei successi meritatissimi che noi stiamo riscoprendo adesso, noi napoletani, di meritare tanto successo, però abbiamo portato un po' di sana napoletanità in giro per tutta Italia. E questo è vero. Il tuo personaggio qual è stato? Il mio personaggio è Carmela, questa donna che non ha una bella vita, anzi la vita spesso la tradisce, però nonostante tutto è una giovanissima donna, madre, con una forza incredibile. Io sono innamorata di lei proprio per questo. Insomma, un po' come tutte le donne napoletane. È molto verace. Quarta serie, ci sono già le registrazioni, quindi andiamo avanti, no? Andiamo avanti, noi andiamo sempre, questa, fin quando la barca andrà noi la faremo andare. E sì, abbiamo concluso una settimana bella densa e si va, si va. Benvenuta a Napoli. Grazie. La serie dell'anno, quella più vista, perché piace, insomma, quando una cosa piace è bello sentirselo dire, ma anche è bello farci parte della situazione, no? Ma io sono fierissima, cioè quello che è successo come è successo quest'anno a Mare Fuori per noi è del tutto inaspettato, ma eravamo felici anche quando eravamo in pochi, sia chiaro. Certo, adesso c'è qualcosa di emozionante, straripante, sconvolgente. Poi ti trovi nella città dove avete fatto le riprese, quindi sei a Napoli, Palazzo Reale, dove ci sono naturalmente la consegna dei nastri d'argento, e Mare Fuori è la serie dell'anno. Capito? Capito? Sono molto felice. Molto felice. Napoli che cosa ti trasmette come città? A Napoli è una città dove, guarda, ormai io sto più spesso a Napoli che a Roma, perché oltre Mare Fuori ho partecipato anche ai Bastardi di Pizzo Falcone, tantissimi film si continuano a girare qui a Napoli, quindi io sto spessissimo qua. Le voglio bene, lei vuole bene a me in qualche modo.
Ricevere un premio come film per la TV di un'opera del grande Eduardo De Filippo è qualcosa di emozionante, no Vanessa? Sì, che ci rende orgogliosi, perché quando abbiamo iniziato, insomma, quando mi hanno proposto di fare Filomena, io e Francesco Amato, gli unici non napoletani, avevamo un po' di timore. Io l'ho sempre amato Eduardo, se va a sentire, ma ci rende davvero orgogliosi, perché abbiamo amato quello che abbiamo fatto. Anche perché passare poi dal teatro al cinema, cioè alla televisione, è un bel passo. Sì, poi c'erano dei precedenti illustri. Filomena al cinema è stata fatta, quindi. Però non ne parliamo, perché... No, tu l'hai interpretata benissimo, poi con Massimiliano Gallo, una coppia straordinaria. Sì, siamo una coppia rodata, rodata, rodatissima. No, ci vogliamo tanto bene, funzioniamo perché ci stimiamo, comunichiamo nella stessa maniera. Mi piace essere umano che Massimiliano Gallo, prima dell'attore. E poi spoileriamo, chissà, magari in lavorazione un progetto per Napoli Milionario, un'altra opera di Edoardo? Ma l'ha detto lui oggi in conferenza stampa, quindi cioè, sì, faremo Napoli Milionaria, ma... Anche perché gli ascolti sono stati straordinari di Filomena Martorano. Sì, però io faccio l'attrice, quindi non penso mai agli ascolti, sono altre persone che si occupano di quello. Quindi... Pensa a lavorare, che lavori benissimo. Io penso a lavorare, poi... Come stai? Benissimo, benissimo, siamo orgogliosi di questo premio, di questo nastro d'argento e per Filomena come miglior film, noi come interpreti, la regia, quindi siamo contentissimi. Era un'avventura che molti ci avevano sconsigliato di fare, invece l'abbiamo fatta e con Francesca Amato, con Vanessa, siamo chiaramente super felici. Guarda, coppia, mi danno fastidio mentre faccio le interviste. Carolina Crescentini, e c'è anche il buon Gifuni, che fa finta di non vedere. Fa finta di non vedere. Invece è lui, guardatelo. Allora, questo è Fabrizio Gifuni. No, venga, abbiamo intervistato di prima. No, bacetto, solo un bacetto. Non puoi chiedermi. Lei è Carolina. È una cosa incredibile, Massimiliano, siamo qua, non lo so. Ti ho fatto trovare una città che hai ascolto. Io sono sette mesi che sto qua. Che mi hai fatto trovare? Hai fatto una telefonata. Vedi come si scoprono gli altarini? Vorrei sapere che cosa hai fatto in sette mesi qua. Vabbè. Grazie, lasciamo stare. Diciamo, un ascolto pazzesco in televisione per questa Filomena Martorano, ma è in lavorazione un'altra commedia di De Filippi, che è Napoli Milionario. Napoli Milionario sta lì. Si tremano, sì. Sì, Napoli Milionaria, ma è per me il capolavoro assoluto di Edoardo, quindi è una cosa che mi inorgoglisce ancora di più, perché insomma la Rai, dopo quello che è successo con Filomena, ci ha richiamati, ha detto facciamo anche questo, quindi siamo, cioè, soltanto Francesco Amato non ci sarà perché sta facendo la regia di Ficarra e Picone, ma ci sarà Luca Miniero, quindi un grandissimo regista che sarà con noi. Grandi soddisfazioni, Napoli capitale europea, capitale del calcio, abbiamo vincito lo scudetto, Massimiliano Gallo, naturalmente nastro d'argento, ma che vogliamo più? Che vogliamo più? Ani. Si deve avere anche l'eleganza di non dire le cose. Non bisogna dirle. Perché fare sempre la solita cosa? Abbiamo vinto lo scudetto. Guarda, ma sia 33-3, ma manca. No, lascia stare.